ritrovati in diretta su Prima Serata, una super bomba dunque sganciata dagli Stati Uniti su un'area dell'Afghanistan. Un avvertimento anche alla Corea del Nord, stato subito letto così, e sui siti in apertura di tutti i siti del mondo. Ovviamente vi faccio vedere subito quello della CNN, poi vedremo anche il nostro, quello di TGCOM24, eccolo qui, secco il titolo, c'è la super bomba. Adesso vediamo anche le immagini di repertorio che la regia ha prontamente recuperato, che ci fanno vedere qual è l'effetto devastante di questa bomba più potente della Moab. C'è solo la bomba atomica, questo per dire qual è l'impatto dell'ordigno e qual è anche il messaggio che ha voluto lanciare l'amministrazione Trump con lo stesso presidente americano, che ha detto è un grande risultato, un monito per tutti, e sono orgoglioso dei nostri militari. Direi però a questo punto, per capire bene sia le reazioni sia soprattutto il senso politico oltre che strategico e militare di questa mossa, direi di andare da Maria Luisa Rossi Hopkins, che meglio di tutti ci può appunto dare ulteriori informazioni e spiegare meglio cosa sta succedendo. Buonasera Maria Luisa, eccoti. Buonasera a te Luigi. Beh, il presidente americano Donald Trump non se l'è fatto dire due volte, forse stretto fra quello che è l'anniversario dei suoi 100 giorni alla Casa Bianca, intensifica quelle che sono delle operazioni militari che decisamente sono sia tempestive che improvvise, proprio come quelle che sono state, quella che è stata la settimana scorsa contro la base siriana che aveva mandato gas sarin sulla popolazione civile. Questa della Moab, the mother of all bombs, la madre di tutte le bombe, ma questa arma così potente da distruggere solo con l'urto dell'aria la gente e la popolazione e soprattutto l'area circoscritta, beh, questa è una mossa decisamente a sorpresa. Donald Trump sta partendo per Mar-a-Lago, sta partendo per la Florida per un weekend di Pasqua, e tutto questo avviene proprio mentre nessuno se lo aspettava. Ti interrompo perché proprio in questi momenti sta parlando l'intelligence americana, vedete la conferenza stampa è in diretta, se vuoi ne sentiamo qualche pezzettino e anche col consiglio lo traduciamo. Sentiamo, su questo è Mike Pompeo, che è il direttore della CIA che è stato nominato, e questa è la sua prima, è il suo primo discorso pubblico dopo la nomina. The CIA, the broader intelligence community, and the United States and our allies do about this unprecedented challenge posed by these hostile non-state intelligence agencies. Importante centro di studi strategici di Washington, ma Pompeo ha fatto una disamina di quelli che sono i compiti della CIA. Ha detto la CIA sta lavorando e continua a lavorare nel pieno rispetto delle leggi, e non credete a tutto quello che viene scritto o soprattutto quello che vedete in televisione. Noi lavoriamo per il bene degli Stati Uniti e soprattutto, ha detto Mike Pompeo, noi non spiamo sugli americani. Insomma, una disamina di quello che è l'operato della CIA a fronte di quelle che sono state tante critiche proprio nei confronti dell'agenzia. Maria Luisa, noi torneremo da te tra poco con Stella Strisce, lì approfondirai appunto tutti questi temi. Con risposta velocissima, ti faccio domanda velocissima. Tutto questo agitarsi di Trump, che senso ha? Ma più che agitarsi, Donald Trump sta facendo azioni mirate e tempestive e sta cercando di ridefinire la politica estera americana a fronte, l'abbiamo sentito anche nelle dichiarazioni di prima che tu citavi, a fronte di quella che ha definito essere stato 8 anni di inattività che hanno solo creato una scompagine nel mondo e che hanno peggiorato la situazione del terrorismo. Donald Trump non si sta agitando, Donald Trump sta mirando le sue operazioni militari proprio come ha detto che avrebbe fatto in campagna elettorale, e così facendo sta pressando non solo gli alleati ma i nemici a prendere posizione, e in tutto questo sta cercando di incidere su quello che è stato definito, beh, il nemico numero uno per la sicurezza nazionale americana e quella degli alleati, ed è il terrorismo. Maria Luisa, allora appuntamento con te a tra pochissimo, subito dopo appunto Prima Serata c'è Stella Strisce, e lì tutti questi temi li sviscererai come sempre, dandoci tutti appunto i dettagli particolari per comprendere meglio questa situazione politica internazionale sicuramente molto complessa. Come è complesso il fronte dei migranti, oggi un nuovo naufragio, nuove notizie che arrivano dal Mediterraneo.
molto preoccupanti, appunto, ci sarebbero almeno un centinaio di dispersi, 25 sono stati messi in salvo. Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR, buonasera. Buonasera, grazie. Allora, che cosa possiamo dire di questa nuova tragedia, l'ennesima purtroppo? Cosa possiamo dire che non abbiamo già detto e che elementi di novità purtroppo ci presenta? Beh, sì, forse si continua a ripetere, sembra ormai un qualche cosa di normale, ma non è normale che siano morte quasi mille persone cercando di raggiungere l'Europa, partendo quasi sempre dalla Libia, quindi nel tratto che più ci riguarda, no? Come Italia, perché appunto fra Libia e Italia, in questo caso in acque libiche a ovest di Tripoli, sarebbero da noi abbiamo assistito i sopravvissuti a loro quando sono stati portati dalla Guardia Costiera Libica in Libia, e ci hanno detto che appunto erano in 95 almeno le persone che sono disperse, moltissime le donne, perché infatti i sopravvissuti sono 8 bambini e 15 uomini, e sembra che appunto il fondo del gommone su cui si trovavano sia collassato. Questo insomma è purtroppo è quello che succede sempre più spesso, perché questi gommoni non sono fatti per navigare, neanche per fare veramente certo. poche miglia. Se ci fossero, diciamo, delle modalità diverse per far arrivare chi soprattutto fugge da guerre e persecuzioni in maniera legale, tutto questo non succederebbe. Purtroppo è diventata una tragica normalità, un'assurda perdita continua di vite umane, assolutamente di allucinante. Grazie a Carlotta Sami, portavoce dell'Agenzia ONU per i Rifugiati. Restiamo lì, restiamo su quei fronti, dalla Libia ci spostiamo alla Siria, le accuse ad Assad, i bombardamenti americani contro Assad, che però continua a respingere le accuse che sono state mosse nei suoi confronti, a dire nessun uso di gas, non siamo stati noi siamo innocenti, le prove sono false. Eugenie Hopkin, Eurasia News, collegato da Milano, buonasera. Le chiedo subito qual è la sua opinione, insomma, sul fronte siriano. Nella giornata stessa in cui abbiamo visto Trump mostra ancora i muscoli e fa partire la bomba delle bombe. Non so, bomba delle bombe, poi vediamo se ho tempo di rispondere. Facciamo certo, prima no, le farò una domanda anche su quello, certo. Sì, siamo molto curiosi. Ok, iniziamo con la Siria. Infatti, attacco di 4 aprile, dove hanno accusato subito Bashar Assad come lui che ha buttato la bomba di gas sui ribelli, simile a quello che è successo ieri. Sembra che Alleanza Americana o alleati hanno lanciato, non so se hanno lanciato, che bombe hanno lanciato, ma sembra che dicono che sono stati centinaia di morti, è stato usato gas perché si vedeva le nubi bianche, gialle, eccetera, e poi i sintomi sembra così. Quindi facciamo ragionare non da parte russa o americana. Diciamo così, se i ribelli non hanno il gas, cosa significa? Allora gli americani hanno ragione, però cosa significa? Cosa è successo ieri? Allora in questa cosa arriviamo all'assurdo che Alleanza Americana con capo l'America ha lanciato gas, e quindi dobbiamo sanzionare l'America e chiedere subito andar via Trump, e questa è la logica americana, quindi qualcosa non va qui. Al contrario, supponiamo allora che forse i ribelli dell'ISIS hanno il gas, e quindi in questo qua stiamo già ragionando, quindi certo, lei insinua, come dire, i dubbi, no, e invita ad analizzare con attenzione, no, la situazione. Ma la mia professione di una volta era matematico, quindi usa la semplice logica. Facciamo un altro esempio, non so, 2013, quando Assad ha usato gas, tutti dicevano gas, infatti solo grazie al Papa, a Putin e agli inglesi un po', che non sono stati molto contenti, coinvolti, è stata fermata la guerra, intervento terra. E quindi dopo questo, uscite le notizie 2014, un anno dopo, che sembra che sono stati proprio i ribelli che hanno provocato per accusare l'Assad. Assad può essere buono o cattivo, non faccio questi termini, perché
Ma il punto è che non è matto, non è, non è assolutamente matto, quindi dopo che hanno avvertito così non può lanciare il gas su una cosa militare che non ha... Cioè lei dice non ci sarebbe logica in un'azione del genere? No, in tutti e due esempi che ho fatto non c'è talmente logica che darei più ragione ai russi, non perché sono anche russo ma anche sono italiano, ma non ci sta logica, stiamo entrando in dissonanza cognitiva con questi non fatti ma con questi ragionamenti. Senta, mi ha incuriosito però. Prego. Sulla bomba, sulla super bomba americana sganciata con Trump che dice così tutti avranno capito grazie ai nostri militari. Lei cosa pensa di questa super bomba? No, io da pacifista in principio tutte quelle super bombe mi preoccupano, non sono nato, ma anche per questo mi ricorda Hiroshima e Nagasaki, non voglio accusare americani, ma quello che hanno lanciato queste due bombe non si servivano, ormai la guerra era finita, era il fatto esattamente come oggi dimostrativo ad altri paesi, soprattutto Unione Sovietica. E a cosa ha portato? Ha portato anche di armamento, anche la Unione Sovietica ha dovuto fare le bombe atomiche, fare esperimenti nucleari, insomma ha portato solo a più casino veramente. Hodkin, stia lì, sì. Stia lì perché torno da lei, volevo salutare Gianmario Ferramonti. Buonasera, Italians for Trump, eccolo, rieccolo, noi ci siamo già conosciuti in questi studi, adesso è collegato da Milano. A lei la notizia della superbomba, che effetto fa? Ma ha preso di sorpresa anche me, come tutti noi, credo. In effetti io avevo già avuto, diciamo, contatti in passato con l'amministrazione e mi aspettavo che cominciassero a fare veramente casino in Libia. Quindi il fatto che siano partiti prima in Siria e poi in Afghanistan mi lascia leggermente perplesso. Però penso che faccia parte della strategia di Trump di mostrare i muscoli per poi trattare. Parabellum, insomma, per fare poi accordi di altro tipo. Ecco, Hodkin, poi torno da lei, Ferramonti, ovviamente. Sì, Hodkin, però quali possono essere le conseguenze politico-militari di queste mosse di Trump? La porta aerea prima, la superbomba adesso, le minacce esplicite alla Corea del Nord, che certo non ha sicuramente un atteggiamento conciliante, però insomma, ecco, questa escalation nel mostrare i muscoli, che conseguenze può avere, sì, secondo lei? Sì, diciamo così, a me Trump non mi preoccupava, ma ultimi giorni mi sorprende veramente, ma non positivamente. Però lui è presidente degli Stati Uniti e sembra che consenso è con lui, quindi lancia la bomba e sembra che consensi di più. Poi lui, ricordiamo, comunque è stato accusato troppo di essere troppo vicino alla Russia, è stato criticato, è stato anche criticato un po' anche da establishment che voleva essere, sì, America first, ma voleva fare solo la politica interna e poco influenzare all'estero. Invece quello che ha fatto in ultimi giorni ha superato persino Obama, mi sembra. Quindi veramente una politica dichiarata pochi mesi fa, anche settimane fa, non espansionista, invece non influenza negli affari esteri, invece proprio è entrato protagonista in tutti i campi. A me sembra quasi caotica. Prima ha provato Libia, lì un po' russi hanno fermato, allora ha provato con Corea del Nord, lì i cinesi sono stati calmi, adesso Afghanistan un anello più debole, diciamo, russi sicuramente difenderanno di meno, cinesi anche, e quindi non so, ha provato con la Cina. Sì, questa è un po' la sua visione. Ha provato con Afghanistan. Cioè, chiaro, chiarissimo. Ferramonti, lei che è un convinto sostenitore di Trump, ha fatto un partito, Italians for Trump, intende presentarsi alle elezioni, mi pare, no? È sorpreso? È sorpreso o pensa che sia la politica che Trump aveva promesso in campagna elettorale? Sono abbastanza sorpreso anch'io, perché se si va a vedere le cose che dicevo e scrivevo prima che lui fosse eletto, proprio basandomi sulle sue, diciamo, sulle persone vicine a lui, tipo il generale Flynn, che è stato già fatto fuori, che era amico, insomma, che era in ottime relazioni con i russi, io mi aspettavo
che potessero avere, diciamo, dei rapporti più tranquilli. Mm-hmm. Però non vorrei anche che tutto questo fosse una muina, perché deve dimostrare a quelli che lo, in America, che lo tacciavano di essere filorusso, che in realtà fa finta di litigare e poi sotto banco si mettono d'accordo. Mi pare che il presidente Shumilov dell'Istituto Iskra l'abbia detto a Mosca nei giorni scorsi, che una cosa è quello che fanno vedere davanti a tutti, una cosa poi sotto banco sono gli accordi, anche perché ho la certezza di quello che vi sto dicendo, so per certo che Tillerson, dopo non essere riuscito a mettere d'accordo al G7 italiano tutti su alcune cose contro la contro la Siria, però è andato deciso a Mosca da Lavrov a spingere il fatto che Putin deve smettere di sostenere Assad, che non ha più senso, e pare che sotto banco anche Putin abbia più o meno detto prima o poi lo molliamo. Il vero problema della Siria è che non c'è una vera alternativa, cioè facciamo fuori Assad, va bene, e poi chi c'è? E poi... c'è una signora c'è. Molto brava che si sta lanciando nel mondo, ma ne parliamo dopo. Ecco, ma si rischia l'effetto Libia, l'effetto Iraq.